Un piacere chiaramente avere come nostra ospite in dipartimento e nell'ambito dell'attività seminariale di Gruppo 4 INFN, la professoressa Maria Felicia De Laurentis dell'Università Federico II di Napoli. Faccio una breve presentazione di Maria Felicia, lei si è laureata all'Università Federico II, poi è stata PhD student al Politecnico di Torino vincendola uh, un premio per la migliore tesi di dottorato. Successivamente, correggimi se sbaglio, è stata uh, per diversi anni professore in uh, Russia a Tomsk in Siberia per essere precisi. Meno 40 gradi, meno 40 gradi quindi qua diciamo un bel passo avanti, per poi passare in un posto un po' meno fresco che è la Goethe University di uh, Francoforte. Dal 2018 è professoressa associata presso il Dipartimento di Fisica della Federico II di Napoli e a parte il premio per la migliore tesi di dottorato ha, avuto, uh, ha ottenuto il premio uh, della uh, SIGRAV, Società Italiana di Relatività, di, Relatività Generale, sì, Relatività Generale. Uh, due premi per la sua attività di ricerca in Russia e, questo me lo sono appuntato, l'ultimo premio importante che è legato poi all'attività in merito alla collaborazione Uh, che ha portato alle uh, scoperte di cui ci parlerà oggi, il Diamond Achievement Award uh, in relazione appunto a, a. Questo è di tutti, il premio collaborazione, per tutti. Sì, è della collaborazione, in relazione alla collaborazione Event Horizon Telescope, dei cui risultati oggi uh, diciamo, ci farà una presentazione uh, abbastanza esaustiva. Prima di uh, dare la parola e, e ringraziare la collega, volevo dirvi che se. Qualcuno, in particolare gli studenti sono benvenuti, vuole poi scambiare qualche battuta con la professoressa. Lei si intratterrà anche dopo. Eventualmente diciamo si dovesse far tardi e si dovesse chiudere l'aula, rimaniamo credo fino a più o meno ora di cena nel mio studio, quindi uh, siete benvenuti. Allora, grazie e do la parola a Maria. Grazie a Domenico per l'invito. Io cercherò di fare un seminario molto semplice, non vi riempirò né tanto di equazioni, cerco di portarvi il concetto. L'idea e di come siamo poi arrivati a catturare questa prima immagine del buco nero. Per iniziare vi faccio vedere la collaborazione, questo è il core. Eravamo tutti felici, io ero lì perché eh, la foto è stata scattata nel, subito dopo che il PI ci aveva mostrato l'immagine che proveniva dal gruppo di Data Analysis, quindi poi doveva essere rielaborata sulla parte teorica. No? Quindi eravamo contentissimi del risultato. Partiamo... <ride> Esattamente, perché infatti la foto era tutti gioiosi, quasi un metro so, sopra... Insomma, effettivamente il risultato c'è. Partiamo con uh, semplici concetti. Che cos'è un buco nero? Un buco nero possiamo dire che è una regione dello spazio-tempo in cui il campo gravitazionale è così forte che qualsiasi oggetto, anche la luce, che gli si avvicina viene catturato. Uh, viene catturato senza la possibilità praticamente eh, di eh, uscire, di sfuggire all'esterno. In teoria noi paragoniamo il buco nero, diciamo un corpo celeste ad una stella che è caratterizzata da una massa che si può contrarre, aumenta la sua densità, la massa stessa cade no? sul, sul suo peso fino a diventare un piccolo punto, appunto buco nero. Eh, Come è caratterizzato il buco nero? Semplicemente vi dico, è caratterizzato dal suo raggio gravitazionale, quindi dipende dalla massa, che è un osservabile molto importante per noi, da una massa, da un momento angolare se è rotato, Ovviamente e anche da una carica, se contiene carica, e un principale osservabile per noi è stato l'orizzonte degli eventi, cioè la superficie limite oltre la quale noi non possiamo. Uh, più uscirne una volta cadutici dentro e un altro uh, punto importante è il, uh, praticamente l'angolo, la, um, la size angolare, no? che dipende sia dalla massa del buco nero e dalla distanza. Questo per noi era importante per misurare la, le dimensioni dell'orizzonte uh, degli eventi. Ovviamente da dove vengono i buchi neri? Andiamo un po' indietro, vi faccio un po' di storia, no? come è nata l'idea no? di poi eh, diciamo, studiare la cosiddetta ombra del buco nero. Einstein ha sviluppato la sua teoria della relatività generale, sappiamo che è una teoria che descrive la gravitazione con grande successo. Eh, le equazioni sono queste: sono dieci equazioni differenziali, bellissime, e, e sono capaci appunto di descriverci l'universo dall'inizio fino alla fine. Questo è molto importante. no? E lui che cosa aveva capito? Che la massa di un corpo curvava, diciamo, il, il, il tessuto spazio-temporale. Da qui come vi dicevo, possiamo descrivere, siamo capaci di descrivere dall'inizio dell'universo, del, dell dalla formazione dell'universo fino ad arrivare a noi al sistema solare. Perfetto, funziona benissimo la gravitazione. A questo punto, nel 1916, Karl Farshild trovò una soluzione alle equazioni di Einstein. Vi parlo di soluzione perché all'epoca nel 1915 non si parlava, non c'era il concetto di buco nero, c'era semplicemente concetto di equazione, soluzione delle equazioni di campo. Non ancora si era praticamente collegata la soluzione a, a un oggetto astrofisico. Quindi lui trova questa soluzione che vi faccio vedere, questo è l'elemento di linea, quello che scopre è una soluzione a simmetria sferica con una curvatura infinita e che contiene anche una singolarità. Okay. Nel 1918, giusto due anni dopo, ci sono Rise e Nostrum che trovano anche una soluzione sferica non rotante che ha questa forma con carica. Dobbiamo attendere quasi 40 anni, nel 1963 Roy Kerr ha trovato una soluzione, ancora si parla di soluzioni matematiche, non c'era ancora il concetto di oggetto astrofisico. Vi dico anche che ho scoperto, però è interessante, che Laplace nel 1700 intorno, aveva intuito che ci potesse esistere un corpo, lui lo chiamava corpo nero, un oggetto con un forte campo gravitazionale. Ovviamente, nel 1700 l'idea di Laplace era risultata un po' esotica, completamente fantascientifica. Siamo dovuti uh, arrivare no, ad Einstein, a Schwarzschild, per cercare di intuire e eh, di capire che magari po potevamo osservare qualcosa. Quindi, l'elemento di linea uh, de del, di un buco nero di Kerr è di questo tipo: ed è caratterizzato perché è rotante, perché c'è introdotto il momento angolare. Quindi, il buco nero, la simmetria non è sferica, è assale, quindi oblata, diversa e um, ruo ruota, sta ruotando. Solo nel 1967, grazie a John Wheeler, abbiamo introdotto l'espressione buco nero, quindi si è introdotto anche la possibilità di collegare questo tipo di soluzioni esatte ad un corpo celeste. Okay? Allora ci si è chiesto: esistono i buchi neri nell'universo? Ovviamente sì, esistono e noi li classifichiamo ora in quattro? Eh, sottoclassi. Abbiamo i eh, buchi neri primordiali, si suppone che questi buchi neri siano stati creati eh, all'inizio dell'universo, ancora non sono stati osservati e hanno masse molto molto piccole. Poi abbiamo i buchi neri stellari, questi sono insomma buchi neri normali che vanno dalle masse da 4 masse a 15 masse solari. Teniamo presente che una massa solare è 10 alla 30 kg, no? giusto per farvi capire. L'ordine di grandezza in termini di chilogrammi sono grandissimi e questi si suppone che vengano fuori da un collasso eh, di un oggetto massivo, quindi la morte eh, di una stella. Soltanto nel 2017 abbiamo eh, scoperto che c'è un'altra classe di buchi neri, buchi neri di massa intermedia, che vanno praticamente dalle 50 alle 100 masse solari. Prima non ne sapevamo l'esistenza. Quindi attraverso la, 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 la rivelazione delle onde gravitazionali siamo riusciti a capire che c'erano oggetti anche di queste dimensioni. E gli ultimi sono i supermassicci, i buchi neri supermassicci che vanno da 10 alla 6 masse solari a 10 alla 9, grandissimi. E si supponeva, e, e ora l'abbiamo testato ampiamente, che eh, diciamo... Um, vivono al centro delle galassie. Uh, no, la teoria non è ancora ben stabile no, della formazione di questi buchi neri al centro delle galassie, però abbiamo capito che, insomma, quasi in tutte le galassie c'è un oggetto uh, di queste dimensioni. Ovviamente noi eh, siamo interessati uh, al, ai supermassicci. Che cosa succede? Dove li troviamo? Questa è la Via Lattea, noi siamo qui. Oh, scusate, Camerino perché non ho cambiato, era Cosenza, giusto ver perché vengo da Camerino, ok? Diciamo che Camerino Cosenza, l'Italia è qui. Dov'è la sorgente? La sorgente è qui. Praticamente noi siamo i cugini di campagna del nostro buco nero al centro della nostra galassia ed è una delle sorgenti radio più luminose. È vista solo 25.000 anni luce. I chilometri sono 10 alla 17 chilometri, vicinissimo. Poi abbiamo un'altra sorgente, la sorgente di cui voi avete visto, ovviamente, la fotografia no? Messia 87. Noi siamo qui, Messia 87 è nella uh, costellazione Virgo ed è a 55 milioni di anni luce, circa 10 alla 19 chilometri. Anche questo, diciamo, relativamente vicino per noi per essere osservato. Giusto per quindi abbiamo Sagittario e Sestare erano le due nostre principali sorgenti, cioè abbiamo fissato il nostro progetto di ricerca su questi due ma abbiamo ovviamente anche altre sorgenti. Sagittario 6 star con una, come vi ho detto, distanza 25.000 anni luce, una massa di 4 milioni di masse solari e size angolare 10 micro arco E MSI 87, 55 milioni di anni luce, una massa molto molto più grande del nostro buco nero al centro della galassia e una size angolare di 8 micro secondi. Allora noi abbiamo detto che i buchi neri sono neri, no? come li osserviamo giustamente. No? Qualcuno se lo chiede se è nero, come si osserva. Si osserva ovviamente catturando, cercando di capire quello che è intorno ad esso. Quindi ci sono due modi per lavorare e capire eh, se abbiamo un buco nero nelle nostre vicinanze o meno. Il primo modo è quello praticamente di eh, studiare il moto orbitale di alcune stelle, nel caso di Sagittarius e Star, quindi del, al centro della nostra galassia, studiare le orbite eh, di alcune stelle che si, si, si chiamano S-Star e quindi come potete vedere la velocità orbitale a un certo punto diciamo, aumenta nelle vicinanze di questo corpo celeste. Il gruppo Gravity, che è un sottogruppo di, di Event Horizon Telescope e hanno lavorato con noi, hanno dato dei bellissimi risultati l'estate scorsa riguardo queste stelle, ha compreso che al centro della nostra galassia c'era di sicuro un buco nero. Sono riusciti a ricavarne la massa e ehm, non il momento angolare perché è un po' più complicato. E vi dico perché è più complicato, perché ci servirebbe un oggetto che sia molto più vicino all'orizzonte degli eventi, tipo una pulsar. Le pulsa sono degli oggetti compatti che sono ehm, tipo neo, stelle di neutroni che orbitano molto velocemente e sono considerati degli orologi così precisi all'interno diciamo, del nostro universo. Attraverso questi oggetti molto vicini all'orizzonte degli eventi, noi potremo essere in grado di calcolare anche. Il momento angolare eh, intrinseco del buco nero. Fino ad ora non ne abbiamo osservati e per ora abbiamo queste stelle che sono relativamente vicine e sono stelle kepleriane. A noi servirebbe un oggetto che funzioni, diciamo, eh, con la relatività generale in qualche modo per, per capire meglio le osservabili. Quindi, questo è stato calcolato da, da, da ESO. Non vado avanti perché ve l'ho detto già questo. Ok, c'è un altro modo. L'altro modo è di avvicinarci sempre più al buco nero, quindi vedere cosa succede all'interno in questa parte. Questa ovviamente è una rappresentazione artistica non che dovrebbe rispecchiare la realtà, ovviamente, no? Quindi abbiamo, praticamente vi ho fatto vedere, c'è la singolarità, quindi il centro del buco nero, poi abbiamo l'orizzonte degli eventi, quindi la superficie limite oltre la quale non possiamo andare. Poi abbiamo la sfera di fotoni, quindi sono dei fotoni che ruotano intorno vengono catturati e ruotano intorno al buco nero. Il plasma, quindi il materiale, si surriscalda e quindi questi eh, fotoni raggiungono una grande temperatura, cadono anche all'interno del buco nero, il buco nero li mette. Quindi c'è questa regione che noi vediamo luminosa e eh, che possiamo osservare e che ci ha dato la possibilità di vedere la cosiddetta shadow, l'ombra del buco nero. Poi, siccome tutti i buchi neri supermassicci hanno materiale intorno, no, per il forte campo gravitazionale attirano qualunque cosa, gas, polveri, stelle, eccetera, quindi c'è il materiale, eh, dobbiamo considerare che questo materiale ruota e, e eh, praticamente dobbiamo considerare anche l'ultima orbita stabile oltre il quale questo materiale poi viene catturato. Prima di questa orbita il materiale può ruotare quanto gli pare, insomma, per i suoi tempi e non caderci dentro e noi lo possiamo studiare, altrimenti, diciamo, una parte eh, sarebbe oscura a noi e questo è il, il cosiddetto disco di accrescimento, no? quindi polveri, eccetera, che sono intorno al buco nero. L'ultima parte, che caratterizzava anche il nostro buco nero Messier 87 è proprio il jet così prorompente da essere osservato anche attraverso altri tipi di strumenti, no? Quindi è la parte eh, in cui quando il buco nero, eh, diciamo, mangia qualcosa, emette gas sal e, e, e tutt'altro. Quindi questo è quello che eh, ha interessato noi in, questa, in questo studio. Andiamo avanti. Che cos'è sha la shadow no? del black hole? Praticamente, la shadow del black hole è un'immagine dell'orizzonte degli eventi che viene illuminata dal forte campo gravitazionale. Sono i fotoni che vanno, eh, diciamo, orbitano intorno al buco nero, vengono catturati, ruotano in, con orbite instabili e creano questa immagine bellissima. Questa è una simulazione prodotta con diciamo, i nostri software numerici, eh, insomma, che poi ci ha aiutato a, a ricostruire e capire l'immagine che abbiamo catturato. Andiamo indietro, come è venuta in mente l'idea di studiare la shadow? La, la prima persona che ha ragionato su questo è stato Bardin nel 1972, uh, lui ha dato praticamente una spiegazione teorica studiando le geodetiche nulle, cioè le traiettorie che i fotoni fanno intorno al buco nero. Quindi ha detto, vediamo un attimo che cosa succede matematicamente e qual è l'immagine che io potrei avere. Del buco nero se avessi uno strumento per osservarlo. No? Quindi questa è la figura che viene prodotta. Se io sono da questo lato l'osservatore sta osservando il buco nero, ho i fotoni che insomma, stanno ruotando intorno al buco nero. Vedo che dalla parte dell'osservatore lui aveva capito che viene schiacciata e verso diciamo, l'immagine si estende andando eh, verso l'esterno dell'osservatore. Quindi cercò di creare ehm, eh, attraverso le equazioni le isocurve che ci eh, dessero eh, diciamo, ehm, l'idea di come potesse essere eh, diciamo, la shadow, l'ombra formata da eh, questi fotoni che gli orbitano. Che cosa succede qui? C'è anche un effetto di lensing, il buco nero è come se fosse una lente, no? quindi abbiamo la sorgente eh, di stelle dietro il background che è molto più grande del buco nero, quindi riflette e io posso ricostruire l'immagine. Quello che intuì Bardin è che potevamo avere un'immagine primaria ed un'immagine secondaria, cioè potevamo vedere anche la parte diciamo, posteriore del buco nero cambiando l'inclinazione. Del, degli angoli rispetto alla linea di vista. Ancora più interessante fu lo studio che ha fatto Jean-Pierre Lumine, io penso che se, se la collaborazione prende il premio Nobel verrà dato a lui, perché che cosa ha fatto? Ha detto, vediamo che cosa succede se il nostro buco nero è immerso quindi in un disco di materia incandescente. Qual è eh, diciamo, l'effetto che eh, viene proiettato diciamo, sulla camera o sul piatto eh, dell'osservatore con un angolo eh, di inclinazione? Anche lui aveva calcolato tutto. Vediamo qual è l'immagine che dovrebbe avere la shadow, no? quindi il, le traiettorie dei fotoni, intorno al buco nero considerando anche il disco di accrescimento. Questo è tutto teorico e questo è interessante perché all'epoca non c'erano i supercomputer, quindi lui ha fatto tutto mentalmente, tra l'altro è un grande artista, è un grande disegnatore anche, no? quindi insomma è una persona molto interessante, parte poeta eccetera e fisico. Allora, che cosa ha visto? Ha visto che c'era un'immagine diretta, quindi potevamo vedere, proiettare l'immagine del disco di accrescimento superiore, e quindi ci dava questa forma, e potevamo anche avere, vedere la parte, eh, diciamo, sotto, inferiore del disco di accrescimento. Molto interessante, anche lui si disegna le isocurve, non contento, che cosa fa? Dice, supponiamo che, di avere... Uh, dei super computer o qualcosa per poterlo misurare e vedere. Lui ha preso una, una, una specie di lastra nera e con la tecnica del puntinismo si è riprodotto, uh, diciamo, l'immagine di quella che doveva essere no? l'ombra del buco nero. È interessante perché l'ha pubblicato nel suo paper. Quindi, insomma, lui ci credeva ed effettivamente ed è quello che noi poi abbiamo visto nelle simulazioni. Ora che cosa succede? Siamo un po' di anni avanti e noi che cosa facciamo? Noi facciamo uh, dei software, costruiamo praticamente dei codici che ci uh, fanno interpretare e capire come i fotoni uh, si muovono. No? Quindi questo è il plasma che ruota intorno al buco nero, questo è il jet, come avete visto, queste sono simulazioni con dati diciamo uh, realistici quasi. Andiamo ancora dentro, zoomiamo e vediamo che cosa accade ai fotoni. No? I fotoni hanno delle traiettorie caotiche, alcuni si avvicinano, altri si allontanano, ovviamente si calcola tutto teoricamente prima e poi si costruiscono i codici per poi ricostruire la cosiddetta ombra no? proiettata. Sono milioni e milioni di punti, no? milioni e milioni di fotoni che costruiscono questa e che poi alla fine ci permettono anche di simulare l'immagine. Che noi eh, abbiamo eh, poi catturato. Ma come abbiamo fatto questo? No? Ovviamente tutti sono convinti che insomma abbiamo usato una macchina fotografica, no? molte persone abbiamo. Eh, allora è anche da dire che è stato usato un concetto improprio fotografia del buco nero, anche se comunque è radiazione elettromagnetica e quindi sempre una fotografia è a lunga esposizione. Dimmi. Le simulazioni sono fatte in modo dinamico con la relatività numerica oppure è un profilo di equilibrio? Per l'asse z. No, è tutto relatività numerica. Le equazioni sono tutte relatività numerica. E quindi tracciate i fotoni come dei traccianti passivi sulle sì. geodetiche a un dato termine. Sì, eh? sì, 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 sì. Fissato. Sì, diciamo. sì, sì. Okay, poi, no. sì, sì, poi Devo ti costruisci, tu ti, sì, ti costruisci tutti la... Puoi partire da uno, no? Pr pr praticamente eh, hai, tu hai detto che insegni relatività generale, quindi quando fai le geodetiche nulle, parti da uno, fai la traiettoria della geodetica. Poi a mano a mano aumenti, aumenti, aumenti e, e costruisci tutta la. Insomma, vabbè, ci vuole un po' di, di tempo per costruire il codice, però il concetto è quello. È un'equazione della geodetica, il del moto, del fotone, bisogna calcolare il parametro d'impatto, eh, bisogna evitare che ovviamente venga catturato perché deve eh, mantenersi sull sulle orbite instabili per poter creare la shadow. Quindi c'è da fissare una serie di parametri prima di poter fare questo. Però è interessante come esercizio anche da fare agli studenti, da far fare agli studenti, quindi come, eh, come abbiamo fotografato? Allora, quello che ci siamo accorti la prima cosa è che avevamo fatto i calcoli per capire a che eh, lunghezza d'onda potevamo eh, ottenere, eh, potevamo misurare eh, praticamente eh, il diametro no, dell'ombra dell del buco nero, quindi arrivare all'orizzonte degli eventi e dovevamo arrivare a 43 microarco secondi, quindi significa arrivare a delle lunghezze d'onda di 1.3 mm. Quindi che cosa ci serve fare? Se abbiamo grandi lunghezze d'onda, a mano a mano che diminuiamo, quindi ci serve aumentare la size, no, le dimensioni del nostro, eh, della nostra camera, che in questo caso sono i radiotelescopi. Semplicemente, che cosa facciamo? Di solito no, il radiotelescopio, la, il, noi gli astronomi in generale, no, misurano eh, oggetti distanti no, e si possono risolvere due cose, o la dimensione del radiotelescopio o la lunghezza d'onda osservata. In questo caso che cosa succede? che per arrivare a quelle lunghezze d'onda eh, o costruiamo, allarghiamo il cosiddetto dish del radiotelescopio, oppure, insomma, dovevamo cercare qualcosa per, eh, che calibrasse, diciamo, la lunghezza d'onda per arrivare a misurare la size eh, dell'orizzonte degli eventi anche. E ci siamo accorti, appunto, che dovevamo arrivare a lunghezze d'onda millimetriche. Per fare questo ci voleva un radiotelescopio grandissimo come la nostra Terra. Quindi che cosa abbiamo fatto? Per fare questo si eh, fa uso del uh, very long baseline interferometria, cioè interferometria a uh, larga base. Che cosa significa? Significa connettere tanti radiotelescopi su tutto il globo terrestre. E questi radiotelescopi eh, vanno a formare un uh, radiotelescopio virtuale grande come la nostra Terra, che ci permette appunto di osservare fino a quelle lunghezze d'onda e forse anche di più uh, se riusciamo ad aumentare uh, diciamo l'insieme um, di radiotelescopi considerati. Quindi siamo partiti nel 2017, abbiamo avuto quattro giorni di osservazione, solo quattro giorni. No, la gente dice, oh, ci sono voluti due anni, no, due, anni solo per eh, due eh, quattro giorni solo per prendere i dati. Avevamo questi eh, otto eh, radiotelescopi, ovviamente eh, ogni radiotelescopio è composto da molti altri, cioè da un array di radiotelescopi, siamo stati fortunatissimi perché il tempo era buono, altrimenti, eh, insomma, detta così, c'era cioè, un grande problema perché chiedere... I radiotelescopi non sono nostri, i radiotelescopi sono di tutti. Quindi, per chiedere tempo macchina si chiama, no? così per osservare, bisogna scrivere un progetto di ricerca, aspettare che il progetto di ricerca venga diciamo, approvato, perché può anche non essere approvato. Poi aspettare che tutti questi radiotelescopi siano liberi tutti in quei quattro giorni, quindi è complicatissimo, insomma sembra facile ma è complicato, e che tutti siano a nostra disposizione in quelle ore. Quindi siamo riusciti ad avere questo in questi quattro giorni e abbiamo incominciato le nostre osservazioni. Come funziona? La sorgente radio emette, i radiotelescopi sono collegati, vengono collegati, abbiamo detto che vengono collegati con il sistema VLBI, abbiamo n antenne, in questo caso erano 8 più eh, gli, gli array composti, e ogni antenna ha allo, deve, doveva osservare lo stesso tempo, quindi non ci doveva essere errore. E come vedete praticamente il segnale viene sincronizzato con degli orologi atomici al maser per evitare eh, delle, diciamo, eh, degli errori e la precisione di un secondo in, per 100 milioni di anni. Questo è interessante, quindi è una tecnica veramente insomma, sofisticata no? da dire, e quindi poi tutto viene, i dati vengono presi e vengono portati ai correlatori. Vi faccio vedere semplicemente una, un video di quello che accade, no? giusto per capire la sorgente. Noi prendiamo i dati, vengono registrati, poi questi dati vengono portati ai correlatori, che sono dei supercomputer, vengono analizzati, poi c'è il gruppo di calibrazione. quindi altro lavoro da fare sui dati passa poi al gruppo del, che ricostruisce l'immagine, perché eh, noi siamo divisi in sottogruppi, ognuno con le proprie espertise, ognuno ha fatto il lavoro in successione fino alla fine, altrimenti non saremmo riusciti ad arrivare a questo obiettivo. Una persona o dieci persone insomma non sono capaci di fare tutto questo. Poi mettiamo anche tutti gli ingegneri che hanno lavorato, eccetera. C'è tanta gente che ha lavorato in sinergia per lo stesso obiettivo. La cosa importante è questa, senza la calibrazione dell'immagine, vedete l'immagine com'è, la nostra immagine non avrebbe avuto nessun significato scientifico, quindi il gruppo di calibrazione è stato importante per noi, al di là del fatto che poi i teorici hanno dovuto interpretare, però senza quelli che fanno la calibrazione noi potevamo essere anche morti perché insomma, loro ci hanno dato questa immagine e quindi noi abbiamo potuto interpretarla. Come eh, insomma, vengono presi? Diciamo, semplicemente, giusto un esempio, qui abbiamo collegati due radiotelescopi. Questo è il cosiddetto DISH virtuale che eh, registra le visibilità. No? Che, perché noi che cosa catturiamo? Il visibile viene catturato, quindi, le, a mano a mano che aumentiamo i, i radiotelescopi, vengono eh, diciamo, ehm, proiettate. Le, le, vengono presi i, i dati poi vengono diciamo, eh, analizzati e alla fine quello che si ottiene è con due l'immagine è molto distorta non si riesce a capire nulla non si vede nemmeno l'orizzonte degli eventi man mano che aumentiamo quindi i radiotescopi quindi significa aumentare anche la precisione e la sensibilità l'immagine diventa più eh, definita, quindi vi faccio vedere che cosa succede, ruota, sfruttiamo la rotazione della Terra, eccetera, quindi vengono registrati tutti i dati, qui poi c'è tutto un processo sotto di analisi e otteniamo l'immagine, ovviamente. Quindi, avuti i dati, Uh, è stato anche complicato interpretarli. Quello che uh, insomma, si era capito è che utilizzando diversi tipi di software per analizzare l'immagine, eccetera, l'ampiezza uh, delle visibilità ci dava praticamente questa curva qui: questa curva ci assicurava che c'era un anello circolare. E, e, e questa era la cosa che noi volevamo capire, no? se fosse effettivamente un buco nero. No? Sono stati usati questi tipi di software differenti, hanno lavorato separatamente, quindi non si sono parlati per ottenere poi più o meno la stessa immagine. No? Perché bisogna essere cauti quando si lavora, diciamo. Questi sono per la calibrazione, io non mi sono occupata di questa parte, quindi insomma questa è, 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 diciamo, è la, la, la parte prima dell'interpretazione poi di è un buco nero, che tipo di buco nero è. insomma, è, è quello. Però ehm, allora, sul paper 2 cioè, ci sono tutti i dettagli del, eh, diciamo, dei software utilizzati, paper 2 e paper 4. No, 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 questi sono dati veri, però per eh, diciamo ricostruirli no, che cosa facciamo? Utilizziamo dei dati sintetici con i software, poi ricostruiamo la nostra immagine sintetica e vediamo come si fa anche con le onde gravitazionali, no? abbiamo tanti template e poi si vede il template che, che eh, riconosce insomma, il segnale. Quindi, sì, Eh, ovviamente devi considerare anche la rotazione terrestre, no? Non devi considerare tutto. Quindi è un segnale di coincidenza, è cioè una correlazione di intensità. Che fa visibilità, sì. Misuri la visibilità, la lunghezza d'onda. Arriva la lunghezza d'onda radio, tu misuri praticamente quello che misuri è, è le, le, le france di, di interferenza nel radio che vai a misurare, si mettono nel ricostruiscono nel dish del radiotelescopio, poi si fa una trasformata di Fourier, eccetera, 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 eccetera e si analizza. E infatti con questi tre uh, software, indipendentemente quello che è venuto, che c'era la configurazione sull'ampiezza delle visibilità, che c'era questo ring, e loro hanno potuto dire che le immagini del 5, del 6, del 10 e dell'11 aprile erano più o meno simili, sono più o meno simili, insomma c'è un po' di sfocatura, poi vi dico perché c'è questo. Il 4, eh, il 4 novembre, il giorno della foto, il PI ci ha fatto vedere questa, quindi dice il gruppo di analisi è arrivato a questo, abbiamo un ring eh, asimmetrico, Uh, quindi aveva una geometria particolare e dobbiamo capire ora insomma, la parte diciamo, più tragica del, dell'interpretazione. No? Quindi capire perché c'era questa parte luminosa e quest'altra meno luminosa, eccetera. Ed è passato al gruppo diciamo, di teorici che fanno simulazioni sia numeriche che uh, diciamo, di magnetoidodinamica relativistica. Per analizzare l'immagine, quindi abbiamo usato quattro um, codici costruiti da uh, persone all'interno della collaborazione, anche qui i codici sono stati uh, utilizzati in modo indipendente e poi abbiamo matchato per vedere uh, se la, 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 diciamo, il risultato era, era lo stesso. E quello che abbiamo eh, capito è che diciamo, a quelle lunghezze d'onda le nostre simulazioni, quindi siamo partiti prima con le simulazioni, per cercare di capire se eravamo capaci di riprodurre quell'immagine, le nostre simulazioni ci davano un'ombra, una simmetria, no? quindi è, è la forma di quel ring eh, particolare. Da premettere siamo partiti con l'assunzione che questo oggetto doveva essere un buco nero di Kerr. Ovviamente perché? Perché conosciamo benissimo la relatività generale, conosciamo benissimo la metrica di Kerr, quindi per noi era più facile partire da eh, diciamo una, una base solida e poi lavorare anche eh, alla possibilità di poter avere anche diciamo, estensioni o correzioni alla relatività di Einstein. Le porte sono ancora aperte perché abbiamo un grande errore, un 10% di errore sul, su, sui risultati, quindi ci può entrare qualunque altra teoria. Abbiamo anche discriminato alcune teorie, l'abbiamo messo nel, diciamo nel, nel paper 2, nel paper 5, giusto per far capire come si distingue, poi vi dico perché. E quindi siamo partiti con le simulazioni. Abbiamo prodotto ovviamente una libreria di simulazioni, prima si fa la parte di magnetodinamica, quindi prima si studia quello che succede al disco di accrescimento e poi si va nella parte centrale, quindi la parte dei fotoni, l'ergosfera, quindi la sfera di fotoni, eccetera. Quindi a questa si ehm, connette poi la libreria di eh, ray tracing, quindi abbiamo utilizzato tre tipi di codici per il ray tracing. Sempre indipendentemente poi Quindi, e poi mecciati. Quindi abbiamo cercato di capire che cosa succedeva. Nella nostra libreria di simulazioni per la parte del disco di accrescimento eh, utilizziamo eh, due, due parametri adimensionali che ci hanno aiutato, variando questi parametri, a capire: primo, la rotazione del disco di accrescimento, la rotazione del buco eh, nero e anche la. diciamo, eh, la direzione del jet, no? era verso, se era diretto verso di noi o meno, quindi utilizziamo lo spin, quindi il la momento angolare intrinseco del buco nero che è legato al momento angolare totale e anche alla massa, e eh, il flusso magnetico netto a dimensionale sull'orizzonte degli eventi Φ. Ok? E questi ci hanno permesso di comprendere eh, il senso di rotazione, anche se eh, insomma, lo spin del buco nero era allineato, antiallineato al momento angolare del disco di accrescimento, eccetera. E abbiamo utilizzato altri software per analizzare anche la parte del, eh, del disco di accrescimento, no? quindi, eh, perché c'è pure magnetoidodinamica, quindi campo magnetico, ci, ci sono tante cose, insomma non è, eh, non è banale, dimmi influenza il campo magnetico cambia di molto la struttura? Eh, eh, dipende, il problema è che noi abbiamo utilizzato solo due modelli che sono solidi per i dischi di accrescimento, insomma in teoria potremmo, potremmo ancora fare molto e capire molto, diciamo in questo primo approccio eh, abbiamo utilizzato quelli più solidi, Blenford e l'altro non mi ricordo il nome eh, e quindi abbiamo lavorato su quelli ma eh, insomma, ben venga se qualcun altro ha qualche modello molto più solido per capire effettivamente come funziona, è, è complicatissimo, si fa solo con i super computer, no? si risolvono queste equazioni di magnetodinamica relativistica, anche le, la, la classica magnetodinamica è complicata da risolvere, aggiungiamoci la, la relatività, insomma diventa tutto molto più complesso, anche più costoso perché abbiamo bisogno di super computer, insomma, eh, costa, tutto costa. Insomma, quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo variato questi due parametri e abbiamo ottenuto tutta una serie di eh, diciamo, configurazioni e eh, quello che abbiamo capito, insomma, che eh, il, il disco di accrescimento era magnetizzato, quindi il buco nero era immerso in questo disco di accrescimento magnetizzato, dovevamo capire anche le proprietà del fluido, vado avanti, e quindi ci servivano tutte queste Ehm, osservabili no? anche per interpretare perché senza di questi la parte poi dei teorici e capire se effettivamente era un carro o meno insomma no, era un po' complicato quindi tutto è, i coefficienti di emissione assorbimento l'angolo di inclinazione rispetto alla visuale la posizione angolare la massa del buco nero perché non la si può calcolare eh, a priori se non abbiamo qualche altra cosa e poi anche questa era, come vi ho fatto vedere, per calcolare la size angolare ci serve la distanza dall'osservatore, che questa era molto importante. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo considerato insomma, che il nostro disco, diciamo a quelle lunghezze d'onda a 1.3 mm, eh, l'emissione eh, sia prodotta diciamo, una, sia un'emissione di sincrotrone. Quindi potevamo considerare praticamente che cosa abbiamo. Eh, il nostro plasma è composto. Diciamo da elettroni e ioni che hanno la stessa temperatura, insomma, e quindi abbiamo lavorato un po' sul rapporto tra questi ioni ed elettroni, quindi considerando un, eh, un parametro che è il rapporto di questi e che ci ha aiutato a capire la, le configurazioni del nostro buco nero, eh, ovviamente. Insomma, studiato con questi altri due tipi di software, non vi annoio con le caratteristiche del software. Quello che abbiamo costruito, abbiamo visto che le simulazioni potevano descrivere differenti diciamo, scenari fisici, no? quindi cambiando. Il rapporto tra la temperatura di ioni ed elettroni, cambiando lo spin, cambiando la, eh, diciamo, gli angoli di inclinazione, eccetera. Cambiando tutto possiamo costruire tanti scenari fisici. Questo ci ha aiutato poi a capire e interpretare che era eh, Kerr. Infatti ne abbiamo simulati 420 e abbiamo costruito praticamente generato tante insomma, figurine del ring. No? dell'anello, ce ne sono venute tantissime e per cui poi le abbiamo dovute analizzare. Ovviamente come si analizzano prima teoricamente, perché noi ci andiamo a calcolare tutto teoricamente, abbiamo visto la prima cosa che il diametro del ring corrispondeva effettivamente a, a quello di un buco nero di Kerr calcolandoci i valori del parametro di impatto, l'ultima orbita stabile, la dimensione dell'orizzonte degli eventi, eccetera. Vi faccio vedere ecco che cosa abbiamo fatto. Giusto per abbiamo cambiato i valori del rapporto no, tra le temperature. Ovviamente quando è maggiore la quando è maggiore il rapporto le temperature sono minori, la freccia indica la direzione del momento angolare del buco nero, quindi se sta ruotando in senso orario, se sta ruotando in senso anti-orario e il jet no, approccia verso la Terra da questo lato. Quindi aggiungendo e cambiando le, 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 i parametri, vedete, no? otteniamo tante configurazioni, però, come vi dicevo l'anello rimaneva sempre lo stesso, il diametro dell'anello con un più o meno errore rimaneva lo stesso. Quindi potevamo essere sicuri che era eh, GR. Altro check è stato quello di capire no? perché cosa succede, perché questa immagine è più luminosa da un lato e meno luminosa dall'altro. Come vi dicevo, poi vi andate a leggere eh, i paper per chi è interessato, giusto questo per gli studenti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo disegnato questo cartoon per far capire allora, questo è il, il jet, no. Cambiamo gli angoli di inclinazione, possiamo avere uh, tante possibilità. Il, il problema è stato anche capire quanto uh, fosse uh, rotante il nostro buco nero, diciamo, è la, il nostro, uh, quello che abbiamo avuto il risultato è. Metto tra virgolette, eh, non totalmente certo sul valore dello spin, come vi dicevo ci vuole qualcos'altro, c'è ancora da capire, forse eh, insomma, stiamo studiando adesso la polarizzazione e altri effetti, forse ci permetteranno di capire effettivamente eh, insomma, quanto è rotante il buco nero. Noi la nostra supposizione è che tutto veniva che è altamente rotante, eh, ruota molto velocemente e quindi il jet va di qua, la, la, questa è la direzione del momento angolare intrinseco del buco nero e questa è la direzione del eh, momento angolare del disco di accrescimento, quindi in questo caso sono allineati. Eh, in questo caso sono disallineati, però vedete, otteniamo la stessa configurazione. In questo caso, quindi, la configurazione è che lo spin va da questo lato e ruota in senso, sta ruotando in senso orario. No? e che cos'è, perché questa immagine è più luminosa? C'è da considerare l'effetto Doppler, quindi il lensing, è una sorgente comunque turbolenta, è inclinata, quindi rispetto al piano di vista noi lo vediamo inclinato e quello che abbiamo visto è che la materia arriva verso di noi, quindi per questo abbiamo questa immagine che non è, Totalmente diciamo, luminosa o totalmente nera. Quindi abbiamo capito questo, fatto tutta un'altra serie di analisi e siamo riusciti alla fine a capire che avevamo, potevamo misurare l'orizzonte degli eventi e che il nostro eh, orizzonte degli eventi corrispondesse totalmente a, alla relatività generale. In questo caso, diciamo, Einstein aveva ragione, abbiamo compreso. Le, le, le proprietà della simmetria, perché c'era questa simmetria, perché avevamo uh, questo effetto di Lenzic, eccetera, e come si muove diciamo, il plasma intorno. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto: quindi siamo stati insomma, bravi a calcolare il diametro dell'anello, l'ampiezza. La, la differenza tra l'asse maggiore e l'asse minore del, del, dell'anello, anche asimmetrico, e eh, cosa interessante, siamo riusciti a dare anche una stima indipendente della massa no? attraverso lo studio del disco di accrescimento e quindi del materiale utilizzando quella delle stelle e dei gas. Quindi insomma, approssimativamente eh, il valore è venuto quello che poi ci aspettavamo. Vi faccio, dimmi. La massa di costo. Del plasma, lì. E, e, Mi sembra molto, molto grande. Eh, è possibile che questo poi vada a cambiare la metrica di Kerr, perché in questi codici in genere si, si, si dà una metrica e poi si fa in modo cinematico la simulazione. Eh, sì, è possibile. Plasma. Però infatti, la potrebbe essere diversa. Sì, potrebbe, potrebbe, potrebbe. Infatti, per questo eh, sì, qualcuno ha, no. eh, ha visto la press conference, eh, noi abbiamo detto questa cosa. Uh, che insomma c'è la possibilità che non sia totalmente, c'è cioè ancora da studiare. Eh, diciamo che il risultato importante è che siamo riusciti ad arrivare ad una tecnologia che ci permettesse di arrivare a, a 1,3 mm, adesso cerchiamo di arrivare al submillimetro è già è un grande risultato tecnologico. Il secondo risultato è che comunque siamo riusciti a, ad avere un'evidenza diretta dei buchi neri rispetto a... Ehm, qualcuno mi può dire, sì, ma già sono stati visti con le onde gravitazionali, e eh, no, dico, qui casca l'asino perché è un'evidenza indiretta. Io attraverso lo spettro della forma d'onda ricavo poi le masse, no? Eh, no quindi non l'ho visto, non so che forma ha, so quanto è la massa, eh, quant'è la dinamica, posso conoscere lo spin attraverso lo studio, appunto, delle equazioni del moto, ma non posso vederlo. In questo caso noi l'abbiamo visto. E quindi questa è la differenza, cioè è importante questo giusto l'ultimo video eh, che abbiamo fatto, diciamo più per l'outreach, eh, che vi rende l'idea, no? Quindi è stato osservato M87, il jet che è molto prorompente, quindi ci faceva capire che questa sorgente era molto interessante ed era la sorgente di bk Entriamo dentro. Ci vogliono i super computer per analizzare ovviamente questa parte del buco nero. Quindi vediamo il disco, il plasma che ruota intorno molto velocemente, si surriscalda, c'è cioè il jet, vedete, possiamo zoomare all'interno ancora per far capire che cosa succede, spostiamo l'angolo di inclinazione, quindi vediamo ancora proiettato il jet che è molto collimato, andiamo ancora all'interno continua a ruotare. La cosa interessante è che eh, i tempi di rotazione di questo qui erano molto più, diciamo, tra lunghi rispetto a quello eh, al nostro centro galattico. Eravamo pronti a vederlo in tutte le, le angolazioni, no? Perché insomma noi le, noi le osservazioni non sapevamo come sarebbero venute, quindi noi lo studiamo in tutte le angolazioni con le simulazioni. E questa è la parte diciamo dei fotoni che stanno ruotando e che ci permettono quindi di costruire lombra. Se cambiamo la rotazione, vedete, l'ombra può essere anche diversa, quindi potevamo aspettarci, potevamo vedere anche qualcosa di diverso. Ma noi abbiamo fatto le simulazioni quindi sapevamo che nel caso fosse diciamo, in direzione diversa, con un angolo diverso, potevamo vedere, eh, osservarlo lo stesso e questa è l'immagine diciamo, che abbiamo mostrato a tutti. E poi possiamo rizzummare e ritornare indietro e lo osserviamo praticamente da lontano. E come vedete, noi l'abbiamo rimesso nella posizione, nella simulazione, giusto per, uh, per rendere visivo quello che, che uno fa. No? È molto più forse efficace di un'equazione, tante volte, soprattutto per gli studenti. È inclinato. Quindi adesso lo ruotiamo e lo rimettiamo nella posizione in cui poi è stato osservato. No? Ed è quello che abbiamo visto con altri telescopi. Questo è. Perché non è stata fatta la stessa cosa con, con il buco nero al cerchio? Me l'aspettavo questa domanda. <ride> devo, dire, de, devo dire una cosa, dico la verità in questo caso. allora il progetto era su Sagittarius e Star, ovviamente, no? Perché era più vicino a quelle lunghezze d'onda, avremmo nella nostra mente visto qualcosa di più bello, no? C'è un, un problema, io vi ho fatto vedere una cosa, torno indietro nelle slide perché... è più bella la stessa, no? Non si tantissimo. Allora, noi siamo su uno dei bracci della nostra galassia spirale, allora, il primo grande problema è che essendo qui abbiamo tutto il mezzo interstellare che disturba. Quindi, già prima questo, eliminare questo insomma è un po' complicato. Secondo Sagittarius Star, sebbene sia una sorgente radio molto brillante, è anche molto turbolento. I tempi scala dipendono dalle masse, lui ruota molto più veloce, velocemente di M87, di m 87, il che significa ruota eh, insomma di pochi minuti, no? una rotazione di pochi minuti, molto turbolento e quindi molto complicato, eh, diciamo, da, da, da vedere. Il problema più gra grande è il mezzo interstellare. L'avevamo lasciato. Per fortuna avevamo la, diciamo, il backup. Messi 87 era la, la ruota di scorta, no? noi eravamo puntati fino a, insomma, alla fine su, sul nostro. Quando abbiamo visto l'immagine era 9 pixel, 9 pixel non si possono mostrare no, alla comunità, cioè, avete buttato tutti questi soldi per noi, una lunetta piccolissima, no, è tutto nero, molto diciamo, deformato e quindi abbiamo utilizzato la seconda immagine perché noi siamo fuori quindi eliminiamo guardando diciamo M87 dal nostro sistema solare ovviamente non abbiamo interferenze di questo tipo almeno questo ce lo siamo tolti il mezzo interstellare è eliminato che poi ci sono anche altri fattori di interferenza eccetera quello va bene però abbiamo ridotto diciamo il rumore no? in questo caso è stato complicato, ma è anche una, è, insomma, stiamo cercando di migliorare. L'idea è di aggiungere dei radiotelescopi spaziali, quindi con le, fare un grande VLBI anche spaziale, si arriverà a, a lunghezze d'onda del submillimeter e quindi probabilmente riusciamo ad eliminare queste problematiche. Questo è, non perché non ci piaceva, è, insomma, è più vicino, quindi era più comodo, no? È una curiosità sulle simulazioni. Come mai gli ioni sono stati supposti come non relativistici, mentre gli elettroni invece... Perché stati... abbiamo eh, supposto che c'era radiazione di sincrotrone, quindi supposto questo lo puoi fare. Ovviamente uno può, eh, insomma, può utilizzare anche altri modelli, però come dicevo anche a lui, abbiamo due tipi di modelli per ora che sono diciamo, certificati per questo, quindi... Si, si, quello che dico sempre è che questo è il punto di partenza, non è la fine, è solo l'inizio. È come se abbiamo un grande puzzle, abbiamo messo solo due o tre pezzettini e ora dobbiamo ricostruire tutto, cioè è realmente il punto di partenza, non quello di arrivo, almeno per noi, ma penso per tutta la comunità scientifica, perché ora servono altre persone che ci aiutano anche ad interpretare quello che noi non abbiamo saputo interpretare. Ecco, io volevo fare una domanda che forse è un po' ingenua, ma volevo chiedere, il fatto che noi vediamo l'immagine del buco nero eh, quasi circolare, anche se una parte è più, più brillante e l'altra parte è meno brillante, però lo vediamo quasi circolare, questo significa che noi siamo vicini all'asse del getto del buco nero? No, no, no. La parte quella circolare è quello, allora, a parte che il buco nero è inclinato di 17 gradi rispetto il jet anche di 17 gradi rispetto alla linea di vista dell'osservatore. L'effetto che si vede qui al ring è semplicemente. È... Allora, è... La risoluzione del, del, uh, dell'orizzonte degli eventi, ma è, come dicevo prima, è l'effetto Doppler, la materia che arriva da noi ruota, quindi si surriscalda, cioè l'effetto Doppler e i fotoni lenzati. No? Perché il buco nero fa da lente, questo è l'effetto, che poi non è proprio un ringa, ma sì, sì, se sì, uno no, guarda bene da un, 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 certo è proprio un cerchio perfetto, no, 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 ovviamente però dire, no. se noi fossimo a 90 gradi rispetto alla direzione del getto, riusciremmo a vedere il, questo buco nero circolare? O lo... Ho fatto vedere prima no, che se noi eh, cambiamo l'angolazione, sì, possiamo vedere diversi tipi di configurazioni, no, e non, possiamo anche non avere un cerchio, eh, dipende da, da come uno. L'angolo giusto per vedere proprio... Okay, quindi l'angolo effettivo è circa 17 gradi? Sì, quello del, tra il getto e la linea di vista. Ho capito, grazie. Corrisponde al getto visibile visibile? Eh, eh, sì. Essere, perché le scale sono totalmente diverse. Sì, sono totalmente... Eh, sì, vabbè, questa è un'immagine presa, perché dovrebbe essere tutto al contrario. Mi, mh, questa mi sa che è scorretta, perché noi lo vediamo così, come abbiamo fatto nella simulazione. Cioè, sospetto che siano allineate No, la certezza non c'è, infatti questo è complicatissimo, quello che abbiamo visto è che è complicato eh, interpretare, capi capire, non abbiamo nemmeno il valore eh, del, dello spin preciso, cioè noi abbiamo simulato che potesse essere eh, 0.94 altamente anche eh, rotante, ma non è detto, è stiamo ancora studiando questa è una fase è, secondo me la parte più complicata è questa l'interpretazione della fisica perché poi con le simulazioni numeriche non, non, non sono molte volte precise no? dobbiamo anche capire le condizioni iniziali quindi vedere se tutte le equazioni si risolvono nel modo eh, perfetto cioè, non è banale quante decadi di scassi Io, non mi sono io mi sono occupata della parte del ray tracing, quindi eh, tracciare i fotoni, quindi non sono addetta a scrivere il codice della magnetodinamica. Quindi uno dei parametri libere è la massa del buco nero. Sì. Siccome la massa del buco nero era già nota sì. per, mh, attraverso, attraverso metodi indiretti, sì. non si potrebbe fissare la massa del buco nero, quindi un parametro già te lo sei risolto. Che non Noi è... aveva, esatto, avevamo giocato anche con questo, però il problema è che la massa di, ti dipende anche da tutto il, il disco di accrescimento intorno, no? abbiamo cercato di dare, perché il valore era circa 10 alla 9, lo sapevamo più era o meno. 10 alla 9? Era sì. Già sì, sì. sì. Sì, quello che si sapeva già, esattamente. precisione... forse migliore, sì, esattamente. Però il gioco nostro era quello di cercare di capire anche se trovavamo con i nostri codici, perché il problema è ricostruire dei codici che siano eh, completamente, diciamo, ci diano completamente la realtà. Eh, questo è, non è facile. Cioè, che, che possiamo... non sì, vuoi fare 500 altre però ne faccio una sola quanto velocemente cresce il disco di accrescimento per farla breve quando il buco nero al centro della nostra galassia inghiottirà la terra no, no posso dire una cosa morirà prima il sole e poi questo forse ci inghiottirà quindi noi, noi terra Moriremo perché il Sole si, insomma, essendo a metà della sua sequenza principale, quindi sta scendendo giù andando verso la sua morte. Eh, detto in altri termini, quando la, tutta la nostra galassia sarà eh, diciamo, No, ma, no da... ma non lo, non lo so ma quantizzare perché insomma non... No, in realtà i pochi neri fagogitano, fa ma molto lentamente, perché la conversione è già potenziale in luce, morte è molto efficiente. Sì. Quindi in realtà mangia oh. pochissimo. pochissimo. Mangia pochissimo e fa un sacco di... Fa, tipo, in genere mandano una frazione della massa del sole all'anno. All'anno, sì, è vero, è vero, è vero cioè, esatto, è verissimo. È sì, tutto. lenta. Ma infatti per questo dico moriremo perché morirà il sole. No, cioè, vale, vale scontare, forse molto prima esempio, Sicuramente molto prima, però. Molto <ride> ah, eh, se non ci sono altre domande... Ringrazierei ancora la relatrice.